Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video nel quale oggi parleremo ancora di droni ed in particolare vedremo insieme questo nuovo modello entry level A10 di Snaptime, un drone ripiegabile davvero piccolissimo con un'ottima qualità costruttiva che lo rende molto simile alla serie Mavic di DJI che in questo momento si può acquistare su Amazon attorno ai 50 euro. Non il Mavic ovviamente, ma questo clone in miniatura Snaptime A10. Prima di proseguire però, come al solito, vorrei chiedervi gentilmente, se volete vedere altri contenuti di questo tipo, di farmelo sapere iscrivendovi al canale, commentando, condividendo e mettendo un mi piace al video, in modo che il maggior numero di persone possano vederlo. E poi vi invito anche ad unirvi al gruppo Telegram del canale, così da rimanere aggiornati sulle novità future. Ovviamente, trattandosi a tutti gli effetti di un drone giocattolo, questo modello è adatto prevalentemente a chi vuole affacciarsi per la prima volta in questo mondo, che in quest'ultimo periodo è stato completamente rivoluzionato per via delle nuove normative che sono state emanate dall'Unione Europea e che lentamente anche l'Italia sta recependo e che riguardano sia il patentino sia i nuovi obblighi di registrazione e assicurativi, che secondo buon senso, che però come sappiamo è un concetto, una parola che è molto spesso purtroppo sconosciuta al legislatore, non dovrebbero riguardare questo modello, pur essendo sulla confezione riportato come limite di età 14 anni e più, soprattutto per via della mancanza del sensore GPS che dovrebbe far rientrare il drone nella categoria degli aeromodelli per i quali la sottoscrizione di una polizza assicurativa non è prevista, anche se il limite di età dei 14 anni e più riportato sulla confezione potrebbe indicare il contrario, per cui per evitare equivoci prima di volare il mio consiglio è assolutamente quello di informarvi con l'autorità preposta in modo da rispettare eventuali obblighi, limiti e divieti. Detto questo, possiamo iniziare con l'esperienza di unboxing, partendo naturalmente dalla confezione che come Snaptime ci ha ormai abituato è molto ben realizzata e che riporta le caratteristiche più interessanti che ovviamente vedremo nel dettaglio nel corso del video e che riguardano prevalentemente una serie di modalità di volo intelligenti che rendono il drone molto divertente da utilizzare. All'interno ci sono poi tutta una serie di altri accessori a partire dal telecomando, che anch'esso molto ben realizzato, con una disposizione dei tasti molto intelligente, caratteristica questa molto importante perché permette, durante il volo, di accedere intuitivamente alle varie funzionalità. Telecomando che integra anche un supporto per lo smartphone molto ben realizzato. Poi ci sono due batterie, da 380 mAh l'una, che singolarmente consentono all'incirca 8 minuti di autonomia, che non sono davvero pochi per un drone con queste caratteristiche. Batterie che è possibile ricaricare singolarmente con il caricatore USB che fa naturalmente anch'esso parte della dotazione di accessori. Poi continuando ci sono anche 4 paraeliche con le relative viti e il cacciavite che personalmente consiglio sempre di montare immediatamente perché in caso di urti o cadute, che soprattutto le prime volte saranno quasi inevitabili, vi permetteranno di salvaguardare le eliche, che meritano l'apertura di una piccola parentesi perché come vedete sono ripiegabili e questa è una soluzione che solitamente è riservata a modelli più costosi, il che ovviamente oltre a ridurne l'ingombro le rende anche più resistenti agli urti. Ad ogni buon conto, per ogni evenienza, in confezione ce ne sono altre 4 di riserva. Infine concludiamo con la guida rapida che è esclusivamente in inglese e con il manuale di istruzioni che invece è tradotto anche in italiano e che vi consiglio assolutamente di leggere per avere ben chiare le funzionalità sia del telecomando che dell'applicazione. Le operazioni che precedono il decollo sono molto semplici ed è possibile volare in diverse configurazioni, solo con il telecomando e lo smartphone oppure anche solamente con lo smartphone. In buona sostanza, dopo aver aperto i bracci, iniziando da quelli posteriori e inserito la batteria, è sufficiente accendere il drone, poi il telecomando, quindi spostare il joystick di sinistra prima in alto e poi in basso ed infine per la calibrazione entrambi i joystick in basso a sinistra. Dopodiché è possibile decollare in modo completamente automatico e da questo punto di vista il mio consiglio, specialmente all'inizio, è di scegliere una location senza ostacoli e una giornata prima di vento. Questo perché è molto probabile che il drone abbia bisogno di una regolazione dei trimmer che consentono di stabilizzarlo per i movimenti orizzontali, operazione che però deve essere fatta in un ambiente privo di vento, altrimenti c'è il rischio che dopo il decollo il drone si sposti in modo autonomo in una qualsiasi direzione con una probabilità molto alta che vada a schiantarsi contro qualche ostacolo.
E proprio per quanto riguarda il decollo, troviamo la prima funzione interessante che consente di far alzare in volo il drone molto semplicemente dal palmo della mano, spingendolo delicatamente verso l'alto, caratteristica molto comoda e con un buon impatto visivo. Prima di proseguire per vedere cosa è possibile fare dopo aver decollato, vorrei soffermarmi un attimo per mostrarvi come impostare correttamente il collegamento tra il drone e lo smartphone. E a questo proposito è sufficiente scaricare dal Play Store l'applicazione SnapTime Air, poi accendere il drone e attendere qualche secondo in modo che abbia il tempo per creare la rete Wi-Fi, che dovrà essere selezionata nelle impostazioni dello smartphone. Dopodiché è sufficiente avere l'applicazione, nella videata principale scegliere questa icona e poi nella schermata successiva sarà possibile, cliccando su On, attivare i vari comandi, così da poter bilanciare il drone ed essere poi pronti al decollo. Come avete visto dall'applicazione è possibile naturalmente vedere anche in tempo reale, con un ritardo di trasmissione accettabile quanto inquadrato dalla telecamera del drone, che non integra purtroppo uno slot per schede microSD, il che significa che eventuali video e fotografie verranno salvati direttamente nella memoria dello smartphone. Naturalmente il drone integra anche il barometro e questo gli permette durante il volo di mantenere automaticamente l'altezza in modo abbastanza costante, caratteristica che conferisce una stabilità che in assenza di vento è davvero molto buona. Il telecomando permette anche di scegliere una tra le tre velocità disponibili in modo da contrastare efficacemente il vento. A questo proposito vi consiglio però di fare un po' di attenzione perché alla massima potenza il drone diventa per davvero molto veloce, per cui il mio consiglio è quello di andare per gradi aumentando la velocità via via che acquisterete confidenza. Vi ho detto ad inizio video che ci sono anche alcune modalità di volo intelligente ed in particolare è possibile impostare la modalità senza testa che neutralizzando la testa e la coda del drone consente di evitare di controllarlo a specchio quando si trova con il muso rivolto verso il pilota. Poi c'è anche il ritorno a casa automatico, che naturalmente però mancando il GPS lavora con un certo grado di approssimazione. Si possono anche far eseguire al drone dei flip a 360 gradi. Infine ci sono anche altre due modalità per cui il drone vola automaticamente disegnando un cerchio con un raggio di 5 metri, oppure può anche ruotare su se stesso ad alta velocità riuscendo, in assenza di vento, a rimanere fermo sul posto, altrimenti naturalmente si sposterà seguendo la direzione della corrente. Inoltre è anche possibile aumentare l'autonomia della batteria spegnendo i LED che segnalano la testa e la coda del drone. L'applicazione aggiunge al drone alcune funzionalità che per ovvie ragioni non sono disponibili dal telecomando, per cui potremo ad esempio far eseguire al drone un determinato percorso semplicemente disegnandolo con un dito sul display dello smartphone, che però mancando il GPS verrà eseguito con un certo grado di approssimazione. Ed inoltre è anche possibile, attivando la relativa opzione, utilizzare delle gesture per scattare in modo automatico fotografie oppure registrare video.
Naturalmente si tratta di funzioni a puro scopo dimostrativo che difficilmente troveranno un qualche tipo di impiego concreto, ma che sono importanti perché danno un'idea dello sviluppo software che interessa anche questo tipo di quadricotteri molto economici e che ovviamente per funzionare correttamente richiedono una certa abilità e rappresentano sicuramente una bella sfida, in primo luogo perché mancando il GPS il drone non può essere stabilissimo, a meno di non trovare sia il bilanciamento che le condizioni atmosferiche perfette, ed inoltre perché bisogna riuscire anche a posizionarsi con una corretta illuminazione in modo che il software sia in grado di riconoscere correttamente le due gesture che consentono di scattare fotografie e di registrare video. A parte queste considerazioni puramente personali, sia la distanza di controllo che la portata della connessione Wi-Fi sono migliori di quanto ci si aspetterebbe, consentendo di comandare il drone fino a 60 metri di distanza, limite che comunque diventa difficile da raggiungere perché a quella distanza e anche prima si tratterebbe di governare il drone alla cieca e quindi non in sicurezza, che è un altro aspetto che non è stato sicuramente trascurato da SnapTime. Infatti, nel caso il drone non dovesse più sentire il segnale proveniente dal telecomando, atterrerebbe nel punto in cui si trova. E in caso di emergenza è possibile anche premendo un tasto bloccare i motori in modo da farlo precipitare all'istante, e qui vi riporto il difetto più grosso che ho riscontrato in questo modello, perché il tasto che si usa per bloccare i motori è lo stesso che serve per cambiare velocità e che, se premuto per davvero pochissimo tempo più del necessario, fa precipitare il drone. Da questo punto di vista avrei preferito o un tasto dedicato oppure una pressione un pochino più lunga, almeno di 3 secondi, perché davvero basta premere il tasto per una frazione di secondo in più per arrestare i motori e farlo precipitare. A parte questo, si tratta di un modello con una buona qualità costruttiva, molto veloce e divertente, con una buona dotazione di accessori, un'ottima stabilità in assenza di vento. Naturalmente però tutte le funzioni di volo intelligente devono essere prese con un grano di sale e quindi utilizzate esclusivamente per divertimento, senza particolari pretese. E come ho detto in precedenza, l'opzione che consente di scattare fotografie e registrare video con le gesture rappresenta una bella sfida, e quando si riesce a farla funzionare correttamente è una grande soddisfazione, molto maggiore dei risultati che si possono ottenere. Detto questo, come al solito, per maggiori informazioni trovate tutti i link qui sotto in descrizione, dove c'è anche il pulsantino per mettere un mi piace al video e quello per iscrivervi al canale. Arrivati a questo punto, a me non resta altro che salutarvi e ringraziarvi per la visione. Ci vediamo alla prossima. Ciao da Gianni.